La nostra storia inizia a Roma, a Palazzo Farnese, alla fine del Cinquecento. Il filologo Girolamo Mei, scartabellando nella biblioteca del cardinale Angelo Rinuccio Farnese, fece una scoperta straordinaria. Girolamo raccoglieva materiale per una grandiosa opera sulla musica della Grecia antica, che purtroppo andava a rilento. Quel giorno però, esaminando una copia manoscritta del De Musica di Aristide Quintiliano, l'occhio del vecchio filologo cadde distrattamente su alcune carte vergate in greco antico. «Che strano», pensò Girolamo, «sembra una sorta di spartito». Immaginate l'emozione del vecchio umanista mentre scorreva il dito sul manoscritto e traduceva dal greco. «Canta per me, gentile musa, comincia tu la mia canzone». Invia una brezza dai tuoi boschi per risvegliare la mia mente.